Io ho notato che e abbiamo tanto materiale a disposizione, ma non sappiamo cercare a volte. E quindi è anche vero che appunto tutto quello che è stato un insegnamento anche scolastico molto tagliato con l'accetta non ha aiutato poi le generazioni che ci siamo un po' tutti fissati con dei luoghi comuni, ma questo a 360 gradi. E infatti, appunto, per questo motivo ti chiederò alla fine della nostra chiacchierata magari qualche consiglio di lettura anche per fornire degli strumenti non inquinati, diciamo, da quelle che sono le esigenze editoriali e quindi sensazionalistiche, eccetera, eccetera. Comunque, non voglio parlare troppo. Io ti voglio ancora fare una domanda Allora, relativa. posso perdonami, dire una cosa velocissima su questo. Allora, nessuno nasce imparato, ok? E c'è una sola, e sapere le cose, saperle giusto è solo in realtà una questione di metodo, e che non è neanche così faticoso, perché tra leggere un libro pieno di sciocchezze e leggere un libro serio, sempre un libro devi leggere, ok? Allora, bisogna imparare un metodo per scegliere i libri, per imparare a scegliere i libri. Io ho fatto un video su questo, fra l'altro, e mi è stato anche chiesto di fare una conferenza su questo. E in realtà la questione è molto banale, cioè bisogna essere curiosi e farsi delle domande. Allora, io prendo un libro e dico, ok, l'autore mi racconta tutte queste cose, si presenta come Dio sceso in terra, va bene. Ma lui come fa a sapere queste cose? Beh, le avrà lette da qualche parte. Non è che è scesa la luce, il cono di luce e l'ha illuminato. Queste cose che lui deve aver letto per aver scritto il suo libro stanno riportate in bibliografia, che è una sezione che c'è alla fine di tutti i testi che vale la pena di essere letti. Io poi non leggo romanzi, mi stufo, mi annoio, per cui tutti i libri che io leggo hanno tutti la bibliografia. E uno va alla fine del libro, guarda e legge tutti i libri che questo qui si è letto. Se nei libri ci sono delle ciofeche o sono stati scritti da dei signori nessuno o gente assolutamente incompetente in materia, per esempio, se un giornalista scrive un libro di storia, può essere interessante, può essere scritto bene, magari alcune cose giuste sono scritte, però insomma, rispetto a un docente universitario che ha una cattedra proprio su quell'argomento, non c'è paragone, è ovvio. Quindi bisogna fare e ricercare questa cosa, uno lo può fare anche uno che non sa niente. Noi abbiamo questi stupendi cellulari, questi stupendi strumenti. Io mi metto lì, prendo il mio libro, leggo chi è l'autore, che cosa fa nella vita, poi leggo chi sono gli autori dei libri che lui cita in bibliografia. E confidando nell'onestà, naturalmente, di chi ha scritto la bibliografia, traggo le conclusioni sul libro e poi me lo leggo. Ma io non vado in libreria nella sezione qualunquismo e prendo il primo libro con la copertina più colorata che c'è, o quelli che vendono in edicola e mi aspetto che sia pieno di verità. È irreale credere una cosa del genere. Bisogna leggere Assolutamente. soprattutto i testi accademici. Sono un po' più complicati, i primi tempi si fa un po' di fatica in più, però ripeto, c'è internet, addirittura oramai ci sono anche i dizionari di latino online, e uno va e se li legge, poi essere curiosi, essere curiosi. Un tizio mi dice una cosa, mi cita un riferimento in una nota a piedi pagina, non la prendo per buona. C'è scritto Cicerone De Natura Deorum, libro primo. Su internet c'è il De Natura Deorum, tra l'altro anche tradotto. Apro Google, scrivo Cicerone De Natura Deorum PDF, lo apro e mi vado a leggere che cosa c'è scritto e vedo se è coerente con quello che il tizio mi sta dicendo. Ma perché? Perché sono curioso. Cioè io, tutte queste robe che vi ho raccontato, sì, è vero, in parte sono cose che sono andato a studiarmi apposta, perché mi hai chiesto di parlare del Piemonte, ma gran parte delle robe che vi ho raccontato sono frutto di 10 anni di leggermi i libri e andare poi a vedere cosa scrivono le fonti. E poi diventa anche divertente. E se questo lo facessero tutti,
quelli che raccontano le sciocchezze su internet non avrebbero più spazio, perché la gente li blasterebbe. E io, guardate, cioè, adesso mi rivolgo direttamente al pubblico, non è difficile. Cioè, fate fatica magari il primo mese e mezzo, perché deve diventare un'abitudine, ma poi dopo non è faticoso, è divertente, e vi prende anche la curiosità. Certo, del tipo, ma è vera questa affermazione? Ma andiamo a vedere un po' cosa... Cioè, io ad esempio ho comprato una rivista un po' cara, ma perché mi ero fissato con una roba che avevo sentito in un podcast, che era uno dei più grandi enigmi della storia, che è quella legata alla costellazione di Bote, dove c'è la stella Arcturus, che è una costellazione primaverile, e c'è un enigma che da millenni si trascina di libro in libro, di saggio in saggio, che è Bote tardo a tramontare, ma è veloce a sorgere, ed era un enigma che veniva utilizzato dai saggi per capire se l'interlocutore che avevano davanti era solo un erudito oppure sì, un colto, un sapiente, quindi per cercare di scremare e di riconoscere appunto la capacità dell'interlocutore, del parlante. E poi su questa rivista ho scoperto che c'è la soluzione legata in realtà al fatto che non ci si riferiva al tramonto o al sorgere, inteso come alternanza giorno-notte, ma alternanza stagione, da una stagione all'altra. Adesso veramente non la voglio, non c'è tempo per raccontarla, però io ho detto, io la voglio sapere questa cosa, perché adesso mi è entrato a stotarlo. So che in questa rivista c'è Elum, se non sbaglio si chiama così, c'era la soluzione, ed è una soluzione trovata da un archeoastronomo molto, molto in gamba di Roma, se non sbaglio, Paolo Colonna, che ha svelato insieme al suo team di ricerca questo antichissimo enigma. E comunque, per concludere la nostra chiacchierata, io ho un'altra domanda che effettivamente fa parte sempre di questo discorso della curiosità, che mi attanaglia. Allora, dalle nostre parti, in realtà più nel biellese, nei secoli passati, insieme contemporaneamente, penso ai Salassi, delle genti liguri si spostarono all'interno appunto dell'odierno biellese per coltivare delle cave aurifere, quindi setacciare le sabbie alluvionali per cercare l'oro. E si parla di questo popolo che è chiamato Victimuli o Ictimuli. Ne parlano vari autori antichi, però fondamentalmente ancora adesso non si sa se si tratta di un popolo realmente esistito oppure di una colonia, di un insediamento chiamato Victimula, che dovrebbe essere appunto la loro città. E niente, su questo io non ho effettivamente delle fonti autorevoli, soltanto siti che ricamano in vario modo e articoli di giornale, quindi non so se tu ne hai mai sentito parlare, però io non ho mai sentito parlare. Anche questa ricerca che ho fatto, onestamente non ho trovato niente, mi ha incuriosito, per cui ecco, visto che volendo, secondo me possiamo fare una cosa carina, cioè dire, ok, allora io ho una domanda, come faccio a provare a trovare una risposta che sia decorosa? Cosa ne dici? Vogliamo fare questo esperimento di ricerca insieme? Ti dico che cos'è che mi ha fatto mi ha acceso la curiosità, è che
c'è un geologo che ha praticamente scritto diversi articoli dove lui dice che questo popolo non è mai esistito, che sono tutte cavolate. Io non ti vedo più. Ah, ma vedi lo schermo? Sì, ma vedo il mio schermo. Dove sei finito? Aspetta. Ah, ecco, ho attivato la condivisione. Ok. Ecco, tu hai un... Tu cos'è Scopus? No, cos'è? Accademia... Accademia Edu. Sì, no, mentre che parlavi io stavo andando avanti. Bene, però adesso spieghiamo tutto. Allora, io di solito quando ho un dubbio la prima cosa che faccio è andare su questo sito che è Accademia Edu. Accademia Edu nasce come una specie di social network di accademici che condividono le loro pubblicazioni. Ecco, naturalmente nel è lui. È questo, ecco, questo pipino. Sì, naturalmente nel tempo si è riempito anche di gente non accademica, ok? Vabbè, c'è la ricerca, io poi qui per me è ampliato perché mi sono fatto la versione a pagamento, perché io lo uso veramente tantissimo, certo. Anche perché poi diventa fonte di ulteriore bibliografia, cioè io trovo un testo, un articolo scientifico che ha una bibliografia, mi vado a vedere i libri e me li vado poi a cercare. Comunque ecco, adesso ho tirato fuori un paio di questi e già che ho aperto l'articolo vado a vedere anche chi è questo autore. Geologo, esperto di mineralogia, è nato a Napoli nel 42. In genere qui viene scritto, questa sezione qui, in quali università insegna. Ah, ok. O ha insegnato, ok. Adesso qua bisognerebbe leggerselo tutto perché ha scritto di tutto e di più. Comunque è ovvio che più titoli accademici uno ha, ok, e più è attendibile. Ha conseguito il diploma, ha collaborato col CNR, quindi questo per esempio è una cosa valida. Vabbè, la laurea cerchiamo di darla per scontata, no? Chiaro. Ok, sto cercando di leggere velocemente. Vabbè, qui ha collaborato con vari enti, però ecco, non mi risulta redattore di una rivista, non mi risulta che sia un docente, però non tutto è perduto, per cui vediamo per esempio questo dove è stato pubblicato. È stato pubblicato su Rivista di Archeologia Online. Ora noi dovremmo prendere, andare su questa Rivista di Archeologia Online e capire che tipo di rivista è, perché ci sono le riviste scientifiche che sono che hanno tutta una classificazione e ovviamente più sono elevate, per cui più è elevato diciamo il livello di verifica che viene fatto sui singoli articoli, il cosiddetto peer review da parte di una commissione, e i titoli che ha chi ha all'interno della commissione, più è complesso questo tipo di lavoro e più alto è il livello della rivista. Perciò, per esempio, una rivista di archeologia attendibile non è Archeo, ok? Ma ad esempio è la rivista di archeologia della Sapienza, oppure gli annuari archeologici dei vari musei, ok? Quindi per cui una prima cosa da fare è andare a vedere questa Rivista di Archeologia Online che cos'è. Poi io l'articolo non lo leggo neanche e vado in fondo, vado a vedere la bibliografia. Eccola qua. Allora, bibliografia citata. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questi non sono testi che lui dice che ha letto, ma sono i libri che lui ha citato all'interno dell'articolo. Quindi vuol dire che uno può anche andare a verificare. E lui ha usato questi annuali della Soprintendenza Archeologica per il Piemonte, una monografia della Stele di Mazzè, pubblicazioni del Museo del Territorio
Biellese, adesso sto saltando, ok. Ora, per esempio, Callergi, giornale di scavo del presunto castelliere. Ecco, il giornale di scavo è il giornale, una specie di diario che viene scritto mano a mano che si scava, ok? Che in genere viene conservato all'interno degli archivi dei musei. Che ne so, Deodato A, piccole fucine aurifole della Bessa. Chi cavolo è Deodato A? Allora io sempre uso il mio bel Google, scrivo Deodato A. No, Deodato Arte. Allora proviamo a scrivere università. Vediamo se viene fuori qualcosa. Deodato Francesco. No, se Deodato A non può essere Francesco. Allora... il lavoro è venire in produzione, perché poi questi naturalmente sono autori che si sono specializzati su questi argomenti e quindi non è che uno, io non li conosco. Sì, sono atti di un convegno, adesso non... Ecco, sì, sì, sto vedendo, proviamo a scrivere così, vediamo magari ci dice qualcosa di più, ma più che il testo io vorrei cercare chi è lui. È un lavoro un po' che uno deve mettersi lì e cercare naturalmente anche questo. Allora, di lui io... Forse questa Angela ha Deodato e questa qua? Vediamo un po' il curriculum. Settore professionale archeologia. La classica greca tardo antica. Ecco, magari potrebbe essere lei. Uno si va a vedere i suoi titoli di studi, che cosa fa, che cosa non ha fatto... e comincio a capire se è un autore attendibile, perché per esempio se uno magari è laureato in archeologia però alla triennale no, non è tanto attendibile, no? Per carità, è più attendibile di uno che è uscito, che ha la terza media, però ecco, lui poi spesso si è citato da solo, evidentemente perché si è un po' tanto citato da solo, evidentemente perché ha a lungo studiato questi materiali. E sì, comunque il concetto è questo. Il concetto è questo, uno fa questo tipo di lavoro e a quel punto può cercare di estrapolare qualche informazione. La domanda che mi sono posto, però è ovvio, dovrei mettermelo a studiare, Francesco. No, ma certo. Dirtelo così con su due piedi è difficile, è capire perché... uno che si è sempre occupato di mineralogia è andato ad interrogarsi sulla questione che riguarda un popolo, anche perché se uno si occupa di mineralogia in teoria è un geologo e non un archeologo, che sono due temi diversi, perché è vero che nel campo dell'archeologia c'è lo studio delle stratigrafie, quindi c'è un aspetto di geologia. Però poi, una volta analizzato le differenze di tipo di terreno, tu vai a valutare l'aspetto storico. Invece il geologo approfondisce ulteriormente chimicamente la qualità del terreno. Sono due mestieri diversi. E... sì, credo che l'abbia scritto, abbia affrontato questo argomento perché lui è specializzato nell'ambito della coltivazione delle miniere aurifere. Però è un po' quello che avevo... intuito leggendo qualcosa, ma non mi sono addentrato più di tanto perché non, cioè, devo cercare anche un po' il bandolo della matassa per non perdermi e chiedere a chi ne sa più di me. Sì, comunque ecco, iniziare da una roba del genere e poi dopo sicuramente lui avrà dovuto citare qualche autore latino, no? Spero, penso. Sì. A quel punto uno prende e va a leggersi l'intero testo latino, che cosa dice. Per esempio, un altro strumento, altri due strumenti utilissimi che io uso sono questi, sono le DCS, questo qui, che è un database epigrafico online, che è molto comodo perché per esempio uno che cosa fa, campo di ricerca 1, non lo so, usiamo un termine che può comprire Giove, inviare, e compaiono tutte le epigrafi che hanno dentro la parola Giove.
di Jovi. Che roba, bellissimo. È stupendo, questo qui è un sito, guarda, per fare le ricerche. Certo, è ovvio, ti viene fuori tutto, per cui sono 5.578 voci. Devi sapere un attimino, Oscar. Devi sapere cosa cercare. Per cui, per esempio, mi ripeti il nome di questo popolo, scusa? Victimuli o Victimuli o Ictimuli. E forse... Esatto. Sì, o Victimul, Ictimul... Metto Ictimul perché naturalmente dopo c'è la desinenza che in latino cambia. Certo. Vediamo se viene fuori qualcosa. Ecco, non è venuto di fuori niente. Niente. Però poi c'è Perseus. Perseus invece è un altro sito straordinario in cui ti fa delle ricerche di questo tipo, però tu le puoi cercare all'interno, direttamente all'interno delle fonti latine, no? Vedi, materiale romano e greco, lingua latina... Cerca tutte le forme possibili, Victimuli. Spettacolo. Cerca. Ecco, in questo caso non ha trovato niente. Vediamo Ictimuli. E qui niente. Devo dire che non sempre trova le cose, per cui non trovare una cosa qui non significa che non esista. Però si può fare, cioè già con una ricerca veloce così, uno trova una gran quantità di fonti. Per esempio, io adesso sto scrivendo... un articolo su Conso, il dio Conso, la prima cosa che ho fatto è andare qui, ecco qua, quattro autori latini che parlano di Conso e come si comincio da qui. E, però ecco, se lui per esempio ti dicesse che fonte, una fonte, ti citasse una fonte latina, che adesso ripeto io non trovo, almeno in questo articolo, magari l'ha citata da un'altra parte, uno poi va su Google, che ne so, ha citato Cicerone De Natura Deorum PDF, io scrivo Cicerone De Natura Deorum PDF e eccolo qua, primo risultato di Google, c'è tutto il De Natura Deorum di PDF e io mi posso leggere quello che mi pare. Sì, forse lui cita Strabone, Plinio, ma vado un po' a memoria. Plinio, la storia di naturale c'è tutta, io me la sono scaricata. Certo, l'ho trovata in un'edizione tradotta, aspetta, adesso mi rimetto io, tradotta nell'Ottocento, per cui insomma non è proprio facilissima da leggere, però c'è, è facile, insomma, ci prende un attimo di abitudine. E insomma, io tutto questo lo dico, svelo i segreti del mestiere, dandomi anche, come dire, una zappata sui piedi da sole, perché io credo fortemente che tutte le persone dovrebbero imparare come si fa un minimo di ricerca storica in modo tale da andare a come dire a rompere le uova nel paniere con questa gente, perché poi a parte che nell'ambiente poi neopagano invece va a creare delle sette, quindi fa del danno attivo alle persone. E poi altri invece, lavorando sul sensazionalismo, secondo la stessa strategia dei giornali, attira tantissima gente, però poi in realtà li danneggia e danneggia anche chi cerca di fare una divulgazione seria, perché io mi trovo quotidianamente a combattere, per esempio, mi sto dando del serio da solo, mi trovo quotidianamente a combattere contro gente che mi dice «Ah, ma non è vero, i romani hanno costruito, per esempio, hanno costruito fin dal primo giorno edifici in muratura, sono stati i primi nel mondo». Era una loro caratteristica, non è vero, allora intanto facevano le capanne, abbiamo le buche di palo delle capanne, non erano i primi manco per niente, perché ci sono città come Ebla o Ur che già nel 10.000 avanti Cristo costruivano edifici in muratura, e quindi ecco, però questi si formano così perché c'è gente che gli racconta delle scemenze e siccome gliele racconta bene, loro gli credono. Ma sì, questo è dovuto anche, se vogliamo, a un certo giornalismo che è tanto bravo a raccontare retroscena di palazzo, ma quando si tratta di parlare di storia, di archeologia, di scienza, non ne sanno nulla e non hanno non vogliono acquisire un metodo e si basano, cioè traggono delle conclusioni che magari un determinato autore non ha assolutamente
citato, detto, insomma, e questo è grave in effetti. Una grave incompetenza legata anche a un disinteresse. Allora, esempio, ho avuto accesso all'inaugurazione del nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona, okay, di cui ho fatto un video di una quindicina di minuti. Ok, io da solo con la mia telecamerina, ok, e con tutto che non sono un giornalista, ok, le testate giornalistiche locali, l'apertura di un museo nazionale archeologico è un evento fondamentale per una qualsiasi città, testate giornalistiche locali, se voi andate a vedere, ho fatto qualche minutino. L'unica testata giornalistica che ha prodotto un video decoroso è Archeo Reporter, che è un canale YouTube, e che ha fatto un video di una decina di minuti. Ma gli unici ad aver fatto qualcosa di un attimino più lungo, di 5 minuti, siamo stati appunto noi, cioè io con la mia telecamerina e Archeo Reporter. Tutti gli altri hanno fatto delle robe che non hanno spiegato niente. Io non ho la minima idea di come abbiano fatto a condensare le informazioni lì dentro, alla fine non hanno spiegato niente. Robe da pazzi. E allora a che serve? Cioè, la gente che ti guarda, che ti legge, che ti segue, perché lo deve fare se tu non gli spieghi le cose? Esatto. Visto che fra l'altro poi i giornali prendono anche soldi pubblici, tra l'altro. Niente, io direi che possiamo... Abbiamo parlato abbastanza. Adesso ti aspettano dalle 5:30 3 ore di montaggio di video, in bocca al lupo. Io me vado a mangiare la pizza.